Partirà la registrazione, di spegnere anche la videocamera. Grazie. Ti direi che se siete tutti d'accordo possiamo partire. Ricordo ancora a tutti di spegnere i microfoni perché siamo in tanti, altrimenti rischiamo sovrapposizioni con l'audio. Perfetto, dunque di nuovo buonasera, io sono Laura Brusan, sono il funzionario del servizio minori del comune di Cinisello. Questa sera siamo qui per concludere questo ciclo di incontri che è partito 4 settimane fa con diciamo così, i primi 1.000 giorni di vita, quindi ci siamo soffermati nei primi 3 incontri sulla fascia 0-3 e nel primo incontro abbiamo avuto ospiti la professoressa Mantovani e il dottor Pellegrini per uno excursus un po' sugli esiti della pandemia in relazione alla crescita dei bambini. Questa sera è l'ultimo incontro, è dedicato ai bambini un pochino più grandi, quindi bambini di fascia d'età dai 3 ai 6 anni, e concludiamo così questo ciclo di incontri per i quali vorrei esprimere subito, al contrario di come si fa di solito, facciamo i ringraziamenti all'inizio, perché è veramente stato un viaggio molto molto interessante. Abbiamo avuto il piacere di avervi numerosi tutte le sere. Speriamo che i contributi siano stati di vostro gradimento, soprattutto vi abbiano fornito informazioni utili e diciamo degli approfondimenti utili alla crescita dei vostri bambini. Ringrazio soprattutto tutti gli operatori, insegnanti, dirigenti che hanno partecipato, educatori che hanno partecipato alle serate, tutti i genitori che anche con le loro domande hanno arricchito un po' il dibattito, e speriamo che anche questa sera si, diciamo, di non tradire le vostre aspettative. La serata di stasera è destinata appunto alla fascia 3-6 anni, quindi abbiamo invitato alcuni esponenti delle scuole dell'infanzia del territorio perché pensiamo possa essere un osservatorio importante per vedere da vicino e comprendere da vicino qual è l'evoluzione, la crescita dei bambini in questa fascia di età. Ovviamente porteremo quindi le esperienze dei diretti interessati, avremo con noi docenti, dirigenti scolastici e pedagogiste che lavorano quotidianamente a contatto con i bambini. E quindi ci auguriamo di potervi dare un quadro il più possibile completo delle informazioni. Magari molte delle cose che sentirete le avrete già sentite, però diciamo che l'intento era quello di dare un panorama complessivo un po' dell'offerta che i nostri bambini trovano tutti i giorni presso le nostre scuole dell'infanzia. Il primo intervento spetta a me. Cercherò di essere breve e chiedo la cortesia a tutti i relatori di esserlo altrettanto perché siamo in tanti. Stasera vorrei, se possibile, dare spazio poi anche ai genitori se ci sono delle domande. L'intervento di stasera mio vuole essere un'introduzione generale al tema, perché diciamo il tema della scuola dell'infanzia è un tema molto complesso e l'intenzione è quella di avvicinarvi un po' di più a quella che è l'esperienza che è presente sul nostro comune, quindi parleremo di una realtà reale che ci è vicina e non della scuola dell'infanzia in termini generali. Io provo a condividere innanzitutto il primo contributo che spero si veda. Ci vuole qualche minuto, ma dovrebbe essere a posto. Ditemi se si vede, fatemi un cenno così proseguo. Si vede, sì. Perfetto, grazie. Allora, questa è la cartina che ci ha accompagnato un po' sin dalla prima serata e che riporta in maniera ovviamente molto riassuntiva e schematica quella che è la situazione delle scuole dell'infanzia di Cinisello Balsamo, che trovate evidenziate da quei quadratini di diversi colori. Abbiamo un panorama molto ricco, sul territorio sono presenti 12 scuole dell'infanzia statali suddivise in 5 istituti comprensivi, 7 scuole dell'infanzia paritarie che fanno capo ad altrettante direzioni e 2 scuole dell'infanzia private non paritarie. Quindi stiamo parlando di 21 istituti, quindi capite bene che è un panorama davvero molto ampio e molto ricco.
con una tradizione pluriennale, alcune realtà sono diciamo più nuove, più recenti, ma le scuole diciamo del territorio hanno una tradizione, una storia molto molto importante che ci accompagna ormai da parecchi anni. Le scuole statali fanno capo ai 5 istituti comprensivi, che sono l'Istituto Costa, l'Istituto Buscaglia, l'Istituto Garibaldi, l'Istituto Zandonai, l'Istituto Paganelli, dislocati nei vari quartieri della città, e le 7 invece scuole paritarie sono la San Martino, la San Giovanni Battista, la Martinelli Colombo, la Scuola Frova, la Scuola San Giuseppe, la Scuola Mazzarello, la Scuola Corniglio. Ci sono poi 2 realtà più recenti di scuole dell'infanzia private non paritarie che hanno abbracciato la didattica montessoriana, e sono la Porta Magica e la Casa di Titto, che sono, ripeto, 2 realtà giovani ma in veloce crescita. Interrompo questa condivisione per aprirne un'altra. Eccoci qua. Un attimo solo che sta elaborando. Un secondo solo che provo a condividere. Stasera lo schermo non mi aiuta, un attimo solo. Non riusciamo ad andare in condivisione con la presentazione, vediamo se mi fa lavorare almeno sullo Zoom. Neanche, cercherò di allora raccontarvi velocemente quanto è contenuto nelle slide. Allora, la prima slide è, ripeto, è un po' il riassunto della situazione delle scuole, come vi avevo detto. Per passare ai numeri, abbiamo circa più di 1.900 bambini che frequentano le scuole, tra scuole statali, scuole paritarie e scuole dell'infanzia. Il dato che trovate qui non è aggiornato perché in realtà abbiamo una sezione primavera con una decina di bambini presso la Casa di Titto, per cui esiste anche questo tipo di offerta, che è un'offerta che è nata come un'offerta sperimentale e che riguarda i bambini dai 24 mesi in su. Quindi abbiamo in totale tra tutte le scuole più o meno 1950 bambini che frequentano le nostre scuole. Quindi un numero sicuramente importante. Le scuole dell'infanzia si suddividono, molti di voi probabilmente lo sanno già, ma proviamo a fare un riepilogo per chi non dovesse saperlo. Si suddividono in scuole statali, quindi sono le scuole pubbliche, statali o comunali, cioè offerte da enti pubblici, che promuovono un'istruzione laica e gratuita, quindi la maggior parte delle scuole sul territorio nazionale è di questa tipologia. Le scuole paritarie, che non sono gestite dallo Stato, ma che offrono un'offerta didattica parificata a quella dello Stato e che hanno totale libertà da un punto di vista sia dell'orientamento culturale che didattico, quindi possono essere gestite sia da enti laici o religiosi, ma non hanno l'obbligo di laicità, e che però, svolgendo un servizio pubblico, hanno gli stessi obblighi che hanno le scuole, quindi statali, anche rispetto all'inclusione, soprattutto per bambini con disabilità, quindi bambini diversamente abili. Poi esistono le scuole paritarie, che sono scuole che non sono parificate, quindi che non hanno un'offerta parificata a quella pubblica, ma che sono comunque iscritte in elenchi regionali e che vengono aggiornati ogni anno e che si trovano sul sito scolastico regionale o sul sito di Regione Lombardia. Ovviamente tutte le scuole devono comunicare sempre il loro status, per cui se sono paritarie o se non lo sono. Anche le scuole non paritarie possono essere gestite sia da enti laici o religiosi, oppure da enti religiosi, e non hanno obbligo di laicità. Quindi a seconda appunto dell'indirizzo e del modello didattico abbracciato dalla scuola, è sempre importante che al momento dell'iscrizione, parlo per i genitori che ancora non hanno bambini che vanno alla scuola dell'infanzia, vi assicuriate dello status delle singole scuole, perché diciamo è un'informazione dovuta che serve al genitore anche per avere diciamo così una chiarezza rispetto alla mission della scuola stessa. Altro elemento importante, adesso mi spiace che veramente non si riesca a vedere la presentazione, ma probabilmente anche un problema di rete,
Altro elemento importante che vale sempre la pena approfondire è quello del piano dell'offerta formativa. Il piano dell'offerta formativa è un documento molto importante che ogni scuola è tenuta ad avere e che rappresenta un po' la carta d'identità della scuola stessa, perché nel piano dell'offerta formativa sono contenuti tutti gli obiettivi didattici ma anche educativi della scuola, che ovviamente deve rifarsi alla normativa nazionale, ma che può declinare poi delle offerte specifiche legate proprio al piano specifico della scuola. Quindi nel piano troverete progetti piuttosto che attività curriculari, attività didattiche organizzative che il singolo istituto e la singola scuola decidono di offrire alla cittadinanza. Quindi è sostanzialmente davvero una carta dei servizi che ogni genitore dovrebbe conoscere, avere molto presente, perché è un patto che la scuola fa con la famiglia e che ricalca un po' quelle che sono le scelte didattiche che si stanno abbracciando all'interno di quella scuola. Ovviamente ogni istituto scolastico, come sapete, è dotato di piena autonomia e quindi il piano può essere continuamente aggiornato e modificato e va rinnovato ogni 3 anni proprio per consentire alla scuola di adattarsi a quelli che sono poi gli indirizzi didattici e pedagogici che riguardano quella fascia di età. Quindi quello che consigliamo sempre ai genitori è di prendere visione e richiedere all'atto dell'iscrizione sempre una copia del piano. Ad oggi i piani poi sono offerti ovviamente in maniera anche digitale sui siti delle scuole, quindi se ancora non l'avete fatto vi invito a visitare il sito della vostra scuola o della scuola che intendete far frequentare i vostri bambini, perché è importante conoscere le singole specificità, perché ovviamente, diciamo così, la legge prevede delle attività curricolari obbligatorie, ma poi ogni singola scuola può declinare la sua offerta autonomamente. Quindi è importante conoscere bene che cosa stiamo andando ad incontrare all'interno di quella scuola. Queste sono, diciamo, un po' le informazioni di carattere generale che volevamo offrirvi questa sera per dare l'inquadramento iniziale a questa serata. Io, senza perdermi in ulteriori indugi, se non ci sono domande rispetto a questo tema, ma nel caso fatele pure in chat e poi le riprendiamo in un secondo momento, direi di iniziare con i contributi perché stasera abbiamo davvero tanti ospiti. La prima ad essere a cui do la parola è Brunella Ardì, che è una insegnante di scuola dell'infanzia, nello specifico della scuola dell'infanzia Gianni Rodari di Cinisello. E questa sera Brunella ci accompagnerà un po' in un viaggio particolare alla scoperta della creatività e della, diciamo così, della grande fantasia che i bambini hanno e che portano tutti i giorni nelle classi, di come l'insegnante ha, diciamo, deve avere la capacità di mettere in risalto queste capacità proprio perché fanno parte del bagaglio personale del bambino e vanno sempre accompagnate e stimolate nella crescita. Per cui io passo la parola a Brunella e ci sentiamo più tardi. Grazie Laura, eccomi. Buonasera a tutti. Allora, intanto anch'io condivido immediatamente il mio schermo così. Ta-da. Eccolo qua, ci siamo? Troppo aperto. Lo vedete Laura? Non ancora, ci vuole qualche secondo, perché c'è. Ok, così non vedo. No, non stai condividendo. Ora no. Adesso sì. Sì, ok, ci siamo. Perfetto. Allora, io ho scelto di intitolare il mio intervento L'esploratore eccellente. Perché? Perché se guardiamo nel dizionario il significato, insomma, di questa parola, leggiamo persona che a scopo di studio effettua una ricognizione diretta di luoghi ignoti o poco conosciuti per poi renderne noti i risultati, o ancora ricercatore aperto e attento. E credo che in questa definizione si possano assolutamente riconoscere i bambini della fascia di età, nello specifico 3-6 anni, poi ovviamente anche nell'età precedente, come avete avuto modo di scoprire, insomma, negli incontri precedenti. Ed è questa sua attitudine
che per noi è una grandissima garanzia e che facilita il compito degli educatori. Nel contempo è anche una parte un po' che fa un po' paura, no? Per cui ci capita di trovare i bambini in lavatrice che cercano di esplorarne l'interno e è la nostra paura, insomma, di queste loro esplorazioni che vada a metterli in difficoltà. Quindi il compito degli adulti di questo bambino, che è un grande esploratore, che esplora il mondo, che lo esplora a tutto tondo, utilizzando tutto se stesso, quindi tutti i suoi sensi, per l'educatore, diciamo, il bambino così fatto è una grandissima opportunità, perché è un'età fantastica. Il bambino così arriva alla scuola dell'infanzia. Arriva da noi, nella scuola dell'infanzia. Le scuole, non credo non se ne sia ancora magari parlato, sono organizzate in modi differenti, però più o meno, sentendo anche le colleghe, degli altri place, degli altri istituti, più o meno, il bambino arriva alla scuola dell'infanzia a 3 anni, la scuola li accoglie con un periodo che chiamiamo di ambientamento. Chi lo fa più o meno lungo, più o meno lungo si sceglie anche quanti giorni il genitore, l'adulto di riferimento può accompagnarlo in questa esperienza. Io chiaramente illustrerò un po' quella che è la nostra esperienza, l'esperienza della nostra scuola. I nostri adulti, gli adulti stanno con noi almeno per 3 giorni. E insieme ai loro bambini questo fanno delle cose, iniziamo ad avviare delle attività, ad esempio in questo caso stanno preparando le copertine dei quadernoni che poi ricopriranno, le copertine dei quadernoni che raccoglieranno tutte le storie che noi raccontiamo nell'arco dei 3 anni. È un periodo molto importante anche per gli adulti, per noi adulti, di osservazione, per vedere, per conoscere, iniziare a conoscere meglio i bambini che staranno con noi per 3 anni. Si fanno attività accattivanti, si inizia ad esempio a piantumare degli alberi nel giardino, a fare giardinaggio esattamente con loro, proprio con i bambini. Iniziamo ad introdurre materiali, quelli che per noi sono importanti, materiali naturali, ad esempio. E poi i bambini iniziano, insomma, a stare da soli, senza i genitori, e ad organizzarsi nella classe. In questo momento, questa immagine, fa vedere dei bambini che hanno organizzato un percorso, con delle sedie e poi con delle tavolette. Teniamo sempre appunto questo bambino, l'esploratore che è in loro e che ci aiuta ad organizzare anche i progetti e le offerte che noi faremo nel tempo a questi bimbi. Secondo Alberto Munari, questa cosa mi piace molto. Alberto Munari, figlio di Bruno, lui dice che programmare nella scuola materna significa obbligatoriamente porsi nell'ottica della ricerca, assumere una progettualità che non obbedisca a rigidi schematismi che si fanno essi stessi contenuto, ma che sia in grado di inventare un progetto educativo dove l'inizio del cammino può essere ovunque, la direzione qualsiasi, i passi disegnabili, le tappe arbitrarie, l'arrivo imprevedibile, ma dove pertanto tutto è coerente. È chiaro che, partendo da questa idea di progetto, si parla di un progetto che tenga sempre in considerazione l'incidente pedagogico, quello che arriva, i bambini che è davanti, insomma, organizzarsi man mano, durante l'anno. Qua ci chiediamo anche che tipo poi di bambino vogliamo avere al termine di questa esperienza di 3 anni. È un bambino, sicuramente un bambino, prima di tutto un bambino felice, un bambino soprattutto con una mente
diciamo, con un pensiero divergente. Con un pensiero divergente, questa è una parte che a noi è molto cara e ci interessa in modo particolare. A questo punto vi chiederei di fare con la mente, se non l'avete vicino, ma se lo avete potete farlo anche fisicamente con un foglio, se avete a disposizione un foglio, vi chiederei, e se non lo avete, immaginatelo, mentalmente fate questo lavoro, vi chiedo di piegare questo foglio in due parti. Vi lascio veramente un attimo di tempo. Mentalmente riuscite a farlo rapidamente questo passaggio? In questo modo cerco di rendere visibile un pensiero. Di solito quando chiediamo di fare questa operazione, se lo chiediamo ad un adulto, la maggior parte delle volte il foglio è piegato perfettamente in due parti perfettamente uguali. Ora la risposta ve la potete dare solo voi, io non voglio i risultati. Quando lo fa un bambino, molto spesso il foglio non è piegato in due parti perfettamente uguali. In effetti, io non ho dato la consegna, piegatemi un foglio in due parti perfettamente uguali e voi potevate piegarlo in modi molto differenti. Allo stesso modo, abbiamo fatto, ad esempio, questa esperienza a scuola. Avevamo costruito un percorso dove chiedevamo ai bambini di fare questo percorso seguendo delle tappe. La prima era dovevano indossare una camicia. Dopo aver indossato la camicia, andare da un'altra parte del salone, a prendere un ombrello, aprirlo, ritornare indietro, prendere un cestino. Ritornare indietro, prendere una pallina, ritornare indietro, prendere un cerchio, questo cerchio di cartone, ritornare indietro e prendere il cuscino. Naturalmente non avevano indicazioni di come fare tutta questa operazione e il risultato è stato molto bello perché ognuno di loro ha trovato un modo differente di portarsi dietro tutta sta roba. Pensate che comunque un ombrello in mano, il cuscino che è piuttosto ingombrante per loro, ognuno ha trovato una soluzione, chi si infilava il cerchio nel braccio o chi ha usato il cestino per mettere tutte le cose piccole e il cuscino sotto braccio, insomma, ognuno di loro ha trovato una soluzione. Ed era una soluzione valida, qualunque essa fosse, e che doveva andare oltre le mie aspettative, nel senso, io potevo immaginare che avrebbero fatto una cosa, invece ne hanno fatto un'altra completamente diversa che io non avevo neanche preso in considerazione. Ecco, per me è importante che ogni bambino arrivi al termine del percorso, utilizzando la testa, utilizzandola bene, per trovare soluzioni differenti, per arrivare allo stesso obiettivo. E in questo modo ne abbiamo avuto la riprova. Montaigne diceva appunto che era meglio una testa ben fatta che una testa ben piena, e l'obiettivo della scuola dell'infanzia, anche delle esperienze che alla scuola dell'infanzia il bambino fa, devono portare a questo obiettivo. Nella nostra scuola, ad esempio, lavoriamo molto diciamo, scegliamo un po' due grandi contenitori, che sono la natura e l'arte. L'arte in diverse sue forme, quindi la musica, la letteratura, la pittura, la scultura. E alla scuola dell'infanzia si offrono molte possibilità rispetto a queste cose. Nell'arte, ad esempio, in questo caso sono state utilizzate delle molle di divano, i bambini hanno realizzato delle strisce con la terracotta che hanno decorato, poi arrotolato e una volta essiccate, colorate, poi sono state appese in questo modo, appunto usando una molla. È molto importante quando un bambino lavora, quando fa qualunque cosa, quando crea, mettere in evidenza quello che ha fatto. Per noi è veramente molto importante.
significa esporre tutto quello che crea, come esporlo, ma esporlo anche magari con una base accattivante. E vediamo, scusate, ecco, queste sono le diverse opere, diversi lavori creativi possibili con, ad esempio, una lavagna luminosa. In questo caso intanto giocano, coprono anche la trasparenza, gli oggetti trasparenti, gli oggetti che non sono trasparenti, chi fa passare la luce, chi non la fa passare. Devono anche mettere in conto che quando muovono gli oggetti nella lavagna luminosa non corrisponde ai loro movimenti naturali, destra-sinistra, guardando la proiezione sul muro. In questo caso, oggetti trasparenti che poi sovrapposti non lo sono più. Sono tutte esperienze fatte con diversissimi materiali, diversi materiali tra loro, e queste sono appunto l'esposizione degli oggetti, delle loro opere d'arte. Questa era l'opera d'arte di un nostro bimbo che aveva l'abitudine di indossare ogni giorno due calze diverse. Lui chiedeva proprio di utilizzare due calze differenti e alla fine è venuto fuori questo quadro. Utilizziamo moltissimi materiali, ci stiamo abituando nel tempo ad utilizzare molti materiali del riciclo. Sono le famose Luspart, che poi sono o dei residui di lavorazione di materiali che noi recuperiamo in ogni luogo e che sono molto, molto attraenti per i bambini. Questo è un esempio invece di costruzione, sempre con delle strisce di carta recuperate da dei ritagli, e dei bambini hanno costruito questa bellissima macchina in autonomia. Loro hanno sempre a disposizione tutto il materiale, le forbici, la colla, già da quando sono piccolissimi, in modo che si abituino ad utilizzarle e ad usarle. Questi sono esempi, molto spesso danno i titoli alle loro opere. Questo si intitola Tu sei una patata. Perché avevano messo insieme delle cialde, avevano notato che questa cialda aveva una forma differente rispetto alle altre, e quindi queste qui intorno le dicono: tu sei una patata, perché è un po' schiacciata. Quest'altra opera d'arte, loro sono abituati ormai a lavorare con tutti i materiali che hanno a disposizione. E a fare spontaneamente, senza che gli venga richiesto, a fare spontaneamente, ad esempio, delle opere d'arte. Questa è ispirata a Catalan, la famosa banana di Catalan, che abbiamo provato ad attaccare al muro. Abbiamo visto che fine ha fatto quella banana nel tempo, quindi abbiamo dovuto affrontare anche l'idea di un'arte effimera, di un'opera effimera, che cosa succedeva nel tempo e come sarebbe si sarebbe modificata in autonomia. Guardando poi tutte le immagini di Catalan online, abbiamo visto che una volta aveva appeso al muro il responsabile di una mostra, e quindi abbiamo chiesto loro se ci fosse stato qualcuno disponibile nel momento in cui avessimo presentato alle famiglie le loro opere d'arte, se qualcuno di loro fosse stato disponibile ad essere attaccato al muro. Ovviamente nessuno ha accettato questa cosa, però poi hanno trovato questa soluzione e hanno appeso senza il nostro invito, hanno attaccato una bambola, così almeno noi lasciavamo l'idea di appendere uno di loro. Quest'opera si intitola L'ora del caffè. Questo è un altro esempio. Abbiamo fatto dei lavori su telaio,
perché avevamo diciamo, studiato diversi materiali, tra cui le stoffe, e vedendo come erano fatte le stoffe e guardandole anche con le lenti di ingrandimento, avevamo visto questo intreccio di fili. Abbiamo provato a farlo prima con un piccolissimo telaio e poi con uno più grande, e hanno realizzato questo tappeto lavorandoci un po' per ciascuno tutti insieme. Materiali vengono, prediligiamo materiali naturali se possibile, ma i materiali vengono studiati in questo momento, ad esempio nella nostra classe, è in fase di studio la carta come materiale. Questo era l'esempio invece di una pittura di un bimbo che, avendo messo eccessivo colore al centro, l'aveva bucata. Ovviamente l'opera non è stata buttata via, ma è stata anzi valorizzata inserendola in un quadro, in uno sfondo rosso, ed è rimasta appesa per molto tempo. Un'altra delle forme ovviamente importanti dell'arte è la musica, che viene poi, i bambini si avvicinano alla musica molto semplicemente ascoltando delle canzoni, ma ascoltando anche diversi generi musicali. Per questo un anno noi abbiamo fatto la scelta di invitare un'orchestra, un'intera orchestra jazz di 16 elementi. Hanno suonato jazz e i bambini hanno ascoltato e seguito con grandissimo interesse. Brunella, perdonami, abbiamo ancora un paio di minuti, non di più. Guarda, sono Scusami, ma Tamascia, che siamo sono tantissime. Grazie. indietrissimo rispetto a quello che vorrei dirci. Queste sono gocce d'acqua veramente in un grande oceano rispetto alle attività possibili all'interno di una scuola dell'infanzia. Cerco di andare veramente velocissima per sommi capi. Una delle cose a cui teniamo è recuperare la lentezza. Questa è la costruzione di un apparecchio che si chiama lenta visione e che viene riempita di oggetti, di cose. I bambini si siedono, lei si accende, si guardano quello che c'è dentro e si offre per moltissimi spunti. Anche far apparire e comparire delle cose e cercare di ricordare il giorno per l'altro che cosa c'era il giorno prima, cosa invece non c'è più o è stato aggiunto. La natura, quindi l'allevamento di piccoli di insetti, in questo caso c'era l'esperienza del bacco da seta, aiutandoci con la tecnologia, l'abbiamo visto. Più grande, questa è una cetonia, i fasmidi e le blatte, diversi tipi di blatta, questa è quella africana e questa è quella messicana. Abbiamo assistito alla muta, questo è un momento della muta, la larva e la blatta che fa la muta. Incontri occasionali e questi non puoi perderteli, ovviamente, in giardino. È venuto a trovarci un riccio, i bambini hanno trovato una cicala appena sfarfallata, che è una cosa incredibile, bellissima. Si lavora su materiali naturali, quindi natura, quindi la ricerca di frutti e semi assolutamente inusuali, che non siamo abituati a vedere, loro si abituano in questo modo ad esplorare l'esterno. E a cercare con molta cura piccole cose, e una volta che si insinua questa abitudine, a scuola arrivano veramente molteplici cose tutte le mattine. Con la tecnica della pastura si mettono le robe su un tavolo senza dir niente, si avvicinano e guardano, e poi se ne parla. Ecco, questi sono gli insetti trovati anche in giardino, perché anche il giardino si esplora. Con la lente di ingrandimento arrivano altri ospiti, una foglia che fa vedere la sua trama insordito, la muffa, la ricerca sotto dei ceppi. Questo ci tengo molto, era stato l'inizio del coprolario, cacche di lucertola trovate in giardino, e da qui è partita una ricerca di cacche, ne sono arrivate di ogni forma, di ogni animale, e avevamo un coprolario bellissimo, anche questo aperto ovviamente a grandissimi discorsi sull'alimentazione, tutto poi è collegato, tutto è
impossibile da parcellizzare. Queste sono cacche di asino che avevo trovato io con grande emozione. Qui sono esperimenti, sto finendo Laura Bifede, esperimenti del sale sciolto nell'acqua e questo fatto evaporare l'acqua, che cosa succede, altri esperimenti con le piante. Insomma, alla scuola dell'infanzia veramente è possibile fare qualunque cosa, tantissime cose. L'importante è non essere affetti da colpiumbismo, così come diceva il buon Giuseppe Pontremoli. È una possibilità di lavoro che si adatta ad ogni ciclo scolastico, quindi non soltanto alla scuola dell'infanzia, ma può essere esportato alla primaria, alla secondaria, in qualunque ordine di scuola. E senza timore di presentare il gioco, ovviamente, ma questo poi ne parleranno Elisabetta e Donata con molto più approfonditamente. Il gioco, ovviamente, è il veicolo che prediligiamo per presentare e per fare veramente tantissime esperienze. Sto veramente correndo, materiali recuperati. Basta, credo di dover finire e mi spiace perché sto saltando delle cose molto, molto, secondo me, molto importanti e molto belle. Vi lascio anche questa molto minima bibliografia, minimissima, veramente anche questa è una goccia in un oceano, ma ci tengo molto, è adatta per insegnanti, ma anche per semplicemente anche per genitori, insomma, per chiunque si occupi di bambini in questa fascia di età. E questo è, sono a disposizione adesso, questa immagine ovviamente non la vedrete più fra pochissimo, ma se vi è la possibilità e se avete richieste sono a disposizione per. Vi ringrazio e perdonami Laura, io pensavo di... Perdonami tu, perché in realtà saremmo state ad ascoltarti tutta la sera perché... Grazie per aver saltato cose meravigliose, magnifiche. Vabbè, ci sarà un'altra opportunità. Grazie, grazie Brunella. Intanto perché ci hai dimostrato quanto noi adulti siamo in realtà poco creativi, infatti il mio foglio è piegato in due e quindi sono la prova vivente del fatto che quando si diventa adulti poi si perde tutta la creatività. E poi grazie soprattutto perché mi hai dato modo di, come dire, riannodare quel filo che avevamo lasciato nell'ultimo incontro con gli asili nido, perché tutto torna, nel senso che poi tutto il lavoro che si avvia con i piccolini negli asili nido del territorio è in realtà una sua naturale continuazione alla scuola d'infanzia, perché come abbiamo visto molte cose si richiamano, il tema del fuori, il tema dell'elemento, dell'utilizzo degli elementi e dei materiali naturali, il tema della valorizzazione della scoperta, quindi tutti i temi che contribuiscono poi a creare quella continuità educativa che noi vorremmo promuovere anche attraverso il tavolo 06, il coordinamento pedagogico di territorio. Per cui davvero grazie ancora Brunella, perché è stato sicuramente un intervento molto molto interessante. Così come interessante, sono sicura, sarà anche il secondo intervento, che è un intervento portato da un altro testimone di eccezione del mondo della scuola, che è il professor preside Luigi Leo, che è dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Paganelli di Cinisello e che questa sera ringrazio perché ci porta una testimonianza un po' diversa, che è quella relativa alla scuola montessoriana, che come sapete sul nostro territorio è presente non solo nelle scuole private ma anche nelle scuole statali. Siamo uno dei pochi comuni a poter offrire questo tipo di offerta didattica e quindi lascio la parola al preside Leo per un approfondimento sull'offerta montessoriana. Grazie, preside. Buonasera. Buonasera a tutti. Sì, io sono dirigente scolastico dell'Istituto Paganelli, che è un istituto abbastanza, diciamo, disperso nel territorio, comunque, diciamo, a plessi, che sono non sempre così facilmente comunicanti tra loro per le arterie che così attraversano questo territorio, ma una parte importante di questi plessi è collocata nel quartiere Crocetta, un quartiere che ha delle peculiarità sociali.
è nato come quartiere residenziale per accogliere i migranti che dall'Italia meridionale arrivavano nel nostro territorio per trovare lavoro nelle grandi fabbriche di questa appunto zona di Milano, ed è rimasto comunque un quartiere in cui trovano diciamo alloggio famiglie migranti. Dagli anni 90, dalla seconda metà degli anni 90, le famiglie italiane hanno poco poco iniziato a lasciare il posto alle famiglie che invece provenivano da altri paesi e anche da altri continenti. E quindi un quartiere che, pur essendo dotato di tantissimi servizi, ecco perché l'amministrazione ha sempre avuto un'attenzione particolare proprio per la sua collocazione, le sue caratteristiche sociali, diciamo quando può essere anche percepito, è percepito come un quartiere, no, in qualche modo separato dal resto del contesto e del tessuto urbano e cittadino. Quando quindi una delle idee che abbiamo cercato di sviluppare quando sono arrivato nell'istituto nel 2014 in quel contesto era ampliare l'offerta formativa o diversificare l'offerta formativa o comunque promuovere lo sviluppo anche di un'offerta che potesse da una parte aprire il quartiere richiamando anche chi dall'esterno poteva scegliere le nostre scuole perché interessato a un'offerta specifica, e nello stesso tempo favorisse la permanenza anche delle famiglie italiane o di altre famiglie in quel quartiere, famiglie che invece andavano a scegliere magari altre scuole, cioè cercare insomma di riqualificare l'offerta formativa con delle proposte che fossero attrattive o attraenti anche per famiglie di altri strati sociali e quindi magari collocate anche in altre zone rispetto a quelle limitrofe all'istituto, per far svolgere alla scuola la funzione che deve sempre svolgere, no? Una funzione ovviamente di creare pari opportunità, di rimuovere gli ostacoli, di non riprodurre le differenze sociali e in questo caso un rischio anche di ghettizzazione o di segregazione. Una di queste proposte, in quegli anni c'era anche a livello territoriale da parte di famiglie, di associazioni, una richiesta in questo senso, era appunto la differenziazione didattica a metodo Montessori. Nella tradizione della città di Milano e provincia, soprattutto città di Milano e Lombardia, le scuole a metodo Montessori sono state dagli anni 50 in poi scuole sempre private e paritarie, non così in altre regioni, per esempio nel Lazio, nella Liguria o nelle Marche, ecco, c'è una tradizione prevalentemente invece statale di scuole a metodo Montessori. Perché è un tipo di differenziazione didattica come la Pizzigoni, come la Gazzi, riconosciuta comunque dal MIUR e quindi ritenuta, diciamo, coerente comunque con le finalità generali del Sistema Nazionale di Istruzione, ma in Lombardia aveva sempre trovato spazio nell'ambito dell'offerta formativa di tipo privato, parificata, paritaria o non paritaria. E quindi l'idea di far nascere nel quartiere Crocetta, Cinisello, insomma una sezione, una scuola statale a metodo Montessori è stata una sfida molto interessante e che ha avuto per fortuna buon esito. Quindi noi siamo partiti nel 2015 con la scuola primaria, non con la scuola dell'infanzia, e adesso la scuola primaria è completa, quindi tutte le età, dalla prima alla quinta classe, anche se abbiamo un'organizzazione interna per gruppi, classe eterogenei come età, così come anche nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria. E l'anno successivo nell'istituto è partita una sperimentazione nella scuola media, che è ancora in corso come sperimentazione, che dal 2016 ha avuto per l'anno successivo scolastico 2017-18 il riconoscimento del Ministero come sperimentazione strutturale, quindi destinata in qualche modo a
dimostrare la possibilità di creare un indirizzo didattico per la scuola media da ricondurre ordinamento, diciamo al momento di una valutazione, di un'eventuale valutazione positiva, cioè agli esiti insomma della sperimentazione che stiamo conducendo in rete al momento con altri istituti milanesi, ma è di questi giorni la firma di un accordo per la creazione di una rete nazionale, accordo che è stato sottoscritto da 29 istituti scolastici di tutto il territorio nazionale, insomma dal Friuli Venezia Giulia fino alla Sicilia o alla Campania. Ecco, dal 2017, il 2 febbraio 2017, prima il collegio docenti e qualche giorno dopo, il 15 febbraio, il consiglio d'istituto ha deliberato anche l'attivazione di una sezione di infanzia a metodo Montessori. La procedura in genere è questa, no? Per cui è chiaro che, come parlava prima la dottoressa Bruson, si tratta di una diciamo progettualità interna di un istituto, di un'offerta formativa che quindi deve essere deliberata dagli organi collegiali e poi essere portata agli uffici competenti per essere autorizzata, perché in questo caso i posti Montessori hanno una loro specifica diciamo connotazione, come per esempio i posti di sostegno, e il personale docente che può ricoprire questi posti di insegnamento deve essere in possesso di una specifica specializzazione, di un diploma di specializzazione che si consegue frequentando corsi che sono appunto ministeriali anch'essi, cioè autorizzati dal Ministero, organizzati dall'Opera Nazionale Montessori, poi gestiti da vari enti. Da qualche anno gestiamo anche come Istituto Paganelli i corsi per la città di Milano e provincia di formazione per gli insegnanti della scuola primaria. Quindi a poco insomma, è venuta a crearsi una presenza significativa sul territorio di Cinisello per quanto riguarda il metodo Montessori, in anni in cui questo metodo veniva riscoperto, e, cioè gli ultimi anni. Tra l'altro, nella sede dell'Università Bicocca a Cinisello, Villa Forno, l'Università Bicocca aveva, proprio prima insomma della partenza di queste scuole sempre a Cinisello, tenuto i corsi di formazione, dei master universitari di formazione per gli insegnanti, sia della scuola dell'infanzia che della scuola primaria, metodo Montessori, sempre a Cinisello. Insomma, questo per dire che è un territorio che è molto interessante da questo punto di vista in questo momento. L'Istituto Paganelli, a differenza degli istituti statali di Milano, dove le scuole dell'infanzia sono comunali, ha quindi la possibilità, in un contesto di scuola statale, di offrire un percorso completo al momento. Non completo perché non c'è lo 03, insomma non c'è uno 06 organico, collegato all'istituto, ma comunque dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola media, ed è una caratteristica appunto che anche gli istituti di Milano non hanno, per cui da questo punto di vista penso che sia di interesse effettivamente. Sono poi partite altre realtà, parlando appunto della casa dei bambini, come viene chiamata la scuola dell'infanzia nell'ambito del progetto educativo montessoriano. Attualmente il territorio, lo richiamava prima la dottoressa Bruson, nel territorio vi sono altre due case dei bambini, la Porta Magica che è nata prima e la casa di Titto dopo. Quindi c'è anche un patto di collaborazione, per così dire, a livello territoriale tra queste scuole, in quanto in base ai criteri di iscrizione i bambini che escono da queste case dei bambini, sia la nostra interna che le altre case dei bambini sul territorio, hanno precedenza nell'accesso poi alla scuola primaria, che quindi può sul territorio dare continuità al loro percorso didattico educativo. Ecco, questa sarebbe la prima parte del mio intervento, spero di non aver già iniziato a sforare adesso, era solo diciamo una contestualizzazione per quanto riguarda la presenza sul territorio di Cinisello di questa particolare realtà, in un contesto di scuola statale, quindi insomma è una situazione anche nuova, che continuamente impegna anche l'amministrazione, anche in questo momento, perché è chiaro che questo tipo di proposta didattica educativa
là dove siamo nati noi, cioè in via Friuli 18, in un plesso scolastico che non è stato costruito per essere un plesso scolastico, che comunque era sede di una scuola media. Ecco, per ospitare classi di scuola primaria, classi di scuola dell'infanzia, una sperimentazione anche didattica nella scuola media deve continuamente subire un ripensamento anche strutturale, speriamo di poterci arrivare. La seconda parte invece dell'intervento, insomma, la faccio un po' in punta di piedi, anche con qualche timore. Io l'avevo detto alla dottoressa Odelli che, insomma, sono un dirigente scolastico, non sono un docente di scuola dell'infanzia e non sono un docente montessoriano, un formatore montessoriano o un esperto Montessori. Sono un appassionato, sì, da qualche anno appunto me ne occupo, e anche proprio per un interesse personale, culturale e di uomo di scuola, diciamo. E quindi mi sembra... in questo intervento comunque necessario richiamare alcuni principi del metodo Montessori, no? Che cosa vuol dire metodo Montessori, in che cosa eventualmente potrebbe differenziarsi dall'esperienza presentata precedentemente. Anch'io, ahimè, ho piegato il foglio in due parti perfettamente, perfettamente uguali. Allora, e poi magari, ecco, ho preparato, naturalmente... così depredato le insegnanti, ecco, di questa sezione dell'infanzia, che avevano già del materiale, delle presentazioni per gli open day, per gli incontri con i genitori, per il collegio docenti, e quindi insomma poi una serie di immagini dopo la premessa, ecco, sul metodo Montessori, una serie di immagini come documentazione. Spero di essere veloce e anche non troppo noioso e abbastanza chiaro. Allora inizio a presentare. Non so se si vede, sì. Ecco, allora, possiamo dire che l'inizio di quello che viene chiamato il metodo Montessori è un lavoro che Maria Montessori fece agli inizi del Novecento, proprio con i bambini della fascia da 2 anni e mezzo fino a 5 anni e mezzo, 6, ecco, quindi quella che adesso potremmo chiamare appunto la scuola dell'infanzia, più una specie di, insomma, sezione primavera. Come sapete, a Roma era in corso la ristrutturazione di un quartiere degradato, in via De Marzi venne aperta questo asilo per le famiglie operaie del quartiere, e fu affidato a Maria Montessori, che era un medico, una neuropsichiatra, si occupava di bambini detti deficienti, cioè con ritardo mentale, con disabilità mentali, e di organizzare appunto questa scuola dell'infanzia, questo asilo per i bambini del quartiere. Nacque così la prima casa dei bambini nel 1907. L'anno dopo, nel 1908, fu Milano a crearne subito una per impulso della società umanitaria. Nel 1908 in via Solari nacque la seconda casa dei bambini. Dopo queste esperienze, che furono dei veri e propri laboratori scientifici di osservazione e di studio per Maria Montessori, Maria Montessori scrisse un libro che ha un titolo molto lungo, ma che poi fu ripubblicato, il suo testo fondamentale, il primo testo, insomma, della Montessori pedagogista. E fu pubblicato nel 1909, ripubblicato tante volte, ma il titolo con cui poi lo si può ancora oggi acquistare, leggere, consultare, è La scoperta del bambino. È un titolo, diciamo, dell'ultima edizione, quella del 1950. Sì, perché cosa caratterizza l'approccio Montessori, il pensiero della Montessori? Proprio la scoperta di un bambino nuovo. All'epoca fu una scoperta rivoluzionaria. Oggi possiamo pensare, possiamo anche sperare, che non sia più tanto rivoluzionario pensare al bambino nei termini in cui iniziò a pensare al bambino Maria Montessori, però per alcuni aspetti o per molti aspetti in contesti diversi è ancora rivoluzionaria questa immagine del bambino che Maria Montessori
scopre attraverso l'osservazione. Il suo approccio, la sua formazione è stata quella scientifica, appunto di medico e di naturalista, e quindi parla di scoperta. Ecco, scopre un bambino che per sua natura, come un qualsiasi altro essere vivente, quindi come un organismo, ha in se stesso i principi del suo sviluppo, e la formazione, l'apprendimento, l'educazione, tutto questo insieme di termini, insomma tutto ciò che questo insieme di termini possono indicare, non sono altro che un aspetto di questo sviluppo che si svolge secondo regole sue proprie, implicite. È un organismo che si autoregola. Ecco, quindi l'educazione è autoeducazione. Il bambino messo in condizioni, se si trova in condizioni adeguate, in un contesto, in un ambiente adeguato, spontaneamente interagisce con questo contesto, che è un contesto di cose, è un contesto di spazi, di tempi, è un contesto anche di relazioni con altri esseri viventi e con altri esseri umani, interagisce con questo ambiente in modo da formare se stesso. La sua attività è un'attività continua di autoformazione. Tutto ciò che il bambino fa, lo fa per sviluppare se stesso, guidato da delle spinte interne, degli istinti guida. Quello che poi metaforicamente appunto la Montessori chiama il maestro interiore, no? Il maestro sta già all'interno del bambino, il bambino sa già che cosa deve fare, in che direzione muoversi, qual è, diciamo, l'attività, il bisogno che deve soddisfare, e che è sempre bisogno di sviluppo, di autoformazione, di autoeducazione. E quindi è un'intuizione apparentemente semplice, sì, probabilmente anche semplice, ma come tutte le grandi, diciamo, rivoluzioni, nascono da delle diciamo, poi i pensieri anche geniali nascono da delle intuizioni semplici, intorno alle quali si riesce a costruire però una visione completamente nuova dell'educazione. Quindi il bambino è il primo elemento, vedete questo triangolo, e l'ambiente, ecco, l'interazione con l'ambiente. Ma l'ambiente in cui, dicevamo, un ambiente adatto, no? Un ambiente effettivamente appropriato allo sviluppo del bambino, perché l'ambiente in cui il bambino si trova quando nasce non è un ambiente pensato per lui, per i suoi bisogni, per poter in cui il bambino possa esprimere la propria attività, perché è in realtà invece un ambiente costruito per le attività degli adulti. Quindi il figlio dell'uomo, diciamo il cucciolo dell'uomo, è un cucciolo che per crescere non ha bisogno di essere plasmato dall'esterno, non ha bisogno ecco, di ricevere una forma appunto dall'adulto che lo diciamo plasma sua immagine e somiglianza. No, è un essere che ha già tutto il piano del proprio sviluppo dentro di sé. L'adulto gli deve creare però un ambiente adatto, ecco il ruolo dell'adulto, il ruolo che quindi è del genitore, ma il ruolo anche poi importantissimo della scuola, dell'insegnante. La pedagogia montessoriana poi è una pedagogia, proprio, diciamo così, della scuola, anche se di una scuola molto ripensata. Ecco, l'educazione diventa indiretta in questo caso. L'adulto non agisce direttamente sul bambino, l'adulto agisce sull'ambiente partendo dall'osservazione del bambino, e quindi consentendo al bambino poi di svolgere le proprie attività spontanee. La libertà è un mezzo ed è un fine nell'educazione, dice Maria Montessori, in un ambiente che è adatto per lo sviluppo del bambino. Questa è la prima funzione dell'adulto, osservare il bambino e quindi preparargli un ambiente che non è pronto, non è già pronto nella natura, non è pronto nemmeno nella società, deve essere pensato. Ecco, una cosa banalissima, no? Perché il bambino possa muoversi autonomamente. Io ho visto anche le immagini prima della scuola dell'infanzia precedente, le sedie sono sedie che hanno un peso adeguato perché il bambino le possa muovere, oppure hanno una misura adeguata al corpo dei bambini. Ecco, non era così
prima appunto di Maria Montessori. Sappiamo che poi tutte queste cose sono diventate senso comune pedagogico, ma che nascono da questa idea che l'ambiente deve essere un ambiente a misura di bambino e adatto appunto alle attività dei bambini. L'altro ruolo dell'adulto poi è quello di mettere il bambino in relazione con l'ambiente, con quello che il bambino nell'ambiente trova. Poi andiamo a vedere che cosa trova nell'ambiente, perché se il bambino ha un maestro interiore e l'ambiente è anche l'ambiente stesso un maestro, questi due maestri si devono incontrare e il momento in cui si incontrano è il lavoro libero. Maria Montessori chiama lavoro ogni attività, non usa tanto la parola gioco, usa la parola lavoro, ogni attività in cui il bambino è concentrato. E la concentrazione è un sintomo, è un segnale importante del fatto che il bambino in quel momento sta formando appunto se stesso. Quindi l'attenzione, la concentrazione e la ripetizione. Queste attività sono attività appunto formative, sono lavoro. E in questo senso, insomma, è il modo in cui il bambino, interagendo con l'ambiente, ecco, allora il lavoro però deve essere libero, perché il maestro è dentro il bambino, quindi l'attività e il lavoro non deve essere deciso dall'adulto, ma il bambino deve essere nella condizione di poter scegliere l'attività che in quel momento corrisponde al suo interesse, che lo attrae, e al suo bisogno anche. Ora, questi sono i tre elementi. Quindi adesso ci sono pochissime slide con alcune parole e spero appunto che possano essere abbastanza chiare. In tutti i documenti pedagogici sentiamo sempre parlare del bambino al centro. Ecco, il bambino può essere messo al centro in tanti modi, sicuramente in tanti tipi di scuole. La scuola montessoriana è una scuola che si basa su questo concetto e che è organizzata al suo interno tutto una serie di materiali e di attività che consentono effettivamente di realizzare questa centralità del bambino. La richiesta fondamentale del bambino, fin da piccolo, ma del bambino della scuola dell'infanzia anche in particolare, è appunto sintetizzata nella nota e famosa, insomma, frase di Maria Montessori: aiutami a fare da solo. È un bisogno appunto di crescita, di conquista dell'indipendenza e dell'autonomia, e quindi ogni aiuto inutile, dice Maria Montessori, è un ostacolo allo sviluppo. Quindi dobbiamo mettere il bambino nella condizione, certo, di ricevere l'aiuto di cui ha bisogno, ma non l'aiuto che invece, impedendogli di esercitare le proprie facoltà nella direzione della conquista dell'autonomia e dell'indipendenza, rappresenterebbe un ostacolo al suo sviluppo, appunto. Ecco, una diversità tra bambino e adulto è che noi quando lavoriamo ci stanchiamo, cioè il nostro lavoro non è un lavoro formativo, noi ci siamo già formati e utilizziamo quindi le competenze che abbiamo acquisito, le nostre capacità, le nostre conoscenze per svolgere un'attività socialmente utile o per produrre qualcosa, e quindi è un lavoro attraverso il quale si consumano, no, delle energie. Il bambino invece con il lavoro appunto si forma e si trasforma, è capace di autoeducarsi, è guidato da un maestro interiore, è dotato di una mente assorbente. Ecco, la mente del bambino è un altro testo di Maria Montessori, pubblicato poco prima della sua morte, in cui ritorna sul bambino piccolo. La mente assorbente è una riflessione, appunto un concetto che cerca di cogliere un aspetto del bambino, di questa particolare fase di sviluppo, perché Maria Montessori poi ha una sua teoria, no, dell'età evolutiva, per così dire, come si direbbe, insomma. Osserva il bambino e i bisogni dei bambini cambiano a seconda anche dell'età, non parla di fasi di sviluppo, parla di piani di sviluppo. La mente assorbente è la caratteristica fondamentale di questo primo piano di sviluppo del bambino, lo 0-6 appunto, in quanto è un modo di apprendere inconscio quello che il bambino ha, e in momenti diversi ci sono periodi sensitivi diversi
che si succedono, nel senso che giungono a maturazione alcune disposizioni ad apprendere, no? Come per esempio il periodo dell'apprendimento del linguaggio o il periodo anche dell'esplosione della scrittura e della lettura. Quindi sono come delle finestre, delle sensitività che in alcuni momenti diventano particolarmente acute. Maria Montessori li chiama periodi sensitivi, sono in quel momento in cui il bambino è particolarmente pronto e disposto quindi a sviluppare alcune capacità, alcune competenze. L'ambiente, ecco, il bambino si trasforma e si forma con il lavoro, ma per avanzare in tale espansione, queste sono parole di Maria Montessori, il bambino lasciato libero nelle sue attività deve trovare nell'ambiente, inteso sì come spazio fisico, ma anche come luogo educativo, quindi come ambiente come insieme di relazioni tra persone, sia coetanee sia adulte, qualche cosa di organizzato in rapporto diretto alla sua organizzazione interiore che, come già detto, sta svolgendosi per leggi naturali. L'ambiente è quindi il vero maestro, è luogo di vita e di cultura che permette l'autonomo fare e relazionarsi con i coetanei, con gli adulti e con i simboli della cultura. Poi qui entra appunto il discorso sui materiali. Sì, le chiedo cortesemente, se vi spiace, di fare il vigile, se possiamo avviarci alla conclusione dell'intervento. Grazie. Sì, grazie a lei. Quindi deve essere scientificamente organizzato. L'ultima caratteristica che metterei in evidenza, perché ha a che fare con l'autoeducazione, è il controllo dell'errore. Ecco, allora, per esempio, perché nelle scuole Montessori gli insegnanti, le maestre insistono per richiedere i bicchieri di vetro, le brocche di vetro, ma si rompono? Certo, però nel momento in cui si rompono, quello è un errore, tra virgolette, da cui si può imparare molto e quindi anche diventa una forma di autoeducazione. O perché non mettiamo le palline di tennis sotto i piedi delle sedie, come si fa nelle scuole senza zaino? Certo, è una bellissima idea, però in questo modo il bambino non sperimenta il rumore e quindi anche la possibilità di evitare il rumore apprendendo un particolare modo di muovere le sedie. Anche i materiali hanno in sé appunto il controllo dell'errore. I materiali vengono chiamati complessivamente materiali di sviluppo perché non hanno lo scopo di insegnare qualcosa, di spiegare insomma qualcosa, ma di proporre al bambino un'attività che è formativa appunto delle sue facoltà sia sensoriali che cognitive. E il ruolo dell'adulto l'abbiamo visto, no? Oltre a quello di preparare l'ambiente, non disturba con interventi inopportuni, rispettando appunto la libera espansione del bambino, osserva molto, l'osservazione è fondamentale perché è il punto di partenza anche per la predisposizione dell'ambiente, e poi presenta il materiale, ecco, non ci sono lezioni, ma presentazioni di materiali. Le presentazioni sono un'attività su cui si esercita molto e su cui si basa molto anche la formazione del docente specializzato. Ecco, a questo punto farei vedere alcune immagini, insomma, le farei scorrere rapidamente. La nostra realtà è una piccolissima realtà, cioè è un'unica sezione al momento, un'unica sezione nata all'interno del plesso di scuola dell'infanzia Sardegna, quindi in via Sardegna 15, a Cinisello Balsamo, nel quartiere appunto Crocetta, in un'aula che non è propriamente un'aula come le altre aule del plesso. Questa era una stanza destinata ai colloqui genitori o ad altre attività. Ecco, qui ci sono delle foto un po' panoramiche. È un piccolo spazio omologato per 15 bambini. Noi insomma ci arrischiamo anche con 18-19 bambini attualmente, ma è chiaro che quindi è un'offerta molto limitata, ecco, molti che ne fanno richiesta non riescono ad accedervi in questo momento. Noi stiamo cercando di raddoppiare la sezione, ma non ci sono ancora le condizioni proprio logistiche. Ecco, lo spazio è organizzato scientificamente, no? Sempre nel senso di rispondere alle diverse bisogni e interessi dei bambini. Ed è disposto per aree, la vita pratica, l'area sensoriale, la psicoaritmetica, la psicogrammatica, l'area cosmica. Ecco, qui sono vari materiali di vita pratica. Ecco, questi sono degli esempi. Questo
queste attività piacciono molto ai bambini. Il materiale sensoriale, qui entriamo nel materiale insomma che Montessori aveva sperimentato, nel senso che è un materiale che è stato scelto attraverso la sperimentazione perché era attraente per i bambini, perché i bambini lo sceglievano, perché i bambini si concentravano nell'attività proposta dal materiale e tendevano a ripeterla. Tutto ciò che non veniva scelto, non era attraente, a cui i bambini non si dedicavano, veniva scartato, no? Quindi questo materiale risulta da una lunga osservazione dei bambini e una selezione. Questi sono materiali sensoriali, vengono isolate alcune qualità sensoriali su cui i bambini poi sperimentano ed esercitano, dal colore alle dimensioni, ma tutti i sensi sono coinvolti, anche i primi materiali diciamo della mente matematica per i bambini più grandi o della mente, anche del linguaggio, ecco, per la scrittura, la preparazione della scrittura, ma anche appunto questo alfabetario mobile per la composizione delle prime parole. Ecco, poi educazione cosmica. L'educazione cosmica in realtà è diciamo il modo in cui Maria Montessori, dopo il suo viaggio in India, insomma negli ultimi anni della sua vita, pensa alla proposta culturale complessiva per un bambino dai 6 agli 11 anni, il cosiddetto secondo piano di sviluppo, la scuola primaria. Però già nella scuola dell'infanzia è l'idea, insomma, anche prima, no? L'insegnante precedente lo diceva, è impossibile parcellizzare, si parte dall'osservazione di un insetto, ma lì c'è il mondo intero. Ecco, educazione cosmica in questo senso, partire dall'osservazione per poi collegare tutto quello che dal singolo elemento anche della natura, qui i bambini stanno per esempio analizzando le parti di un fiore. Ecco, mi fermerei qui, poi c'era un esempio di giornata scolastica. Grazie. Mi fermerei qui. Grazie a voi. Io ringrazio moltissimo il preside Leo, mi scuso nuovamente perché... Veramente brutto fermarvi perché gli interventi sono tutti molto interessanti, ma purtroppo il tempo corre e abbiamo ancora molte cose da vedere. Quindi ringrazio il preside per questo approfondimento. Ricordo a tutti che oltre ai testi che il preside ha segnalato, se volete sul sito dell'Opera Nazionale Montessori trovate tutti i riferimenti e tutti gli approfondimenti del caso. Il prossimo intervento che riguarda invece il gioco, il mondo del gioco e come i bambini giocano grande, per me è un piacere particolare presentare i prossimi due interventi perché sono il risultato, diciamo, di un lavoro che è nato sul tavolo 06 e che ha consentito quest'anno di dare il via a un coordinamento pedagogico di territorio che per la prima volta ha inserito anche nelle scuole dell'infanzia una figura di riferimento pedagogico importante che fino ad oggi non esisteva strutturalmente all'interno delle scuole, ma da quest'anno scolastico è possibile trovare in tutte le scuole dell'infanzia statali e anche paritarie. Le tre pedagogiste che sentirete nei prossimi due interventi sono state appunto incaricate proprio in virtù del lavoro che si sta facendo a Cinisello sul tavolo 06 e quindi ecco un particolare piacere che le introduco perché per noi è un risultato importante che speriamo possa gettare le basi per un lavoro di continuità sempre più importante. Per cui do la parola a Donata Ripamonti e Elisabetta Marazzi che sono le due referenti pedagogiche per le scuole dell'infanzia statali, quindi di tutte le 12 scuole dell'infanzia di Cinisello. Ovviamente loro si sono ripartite le scuole in ugual misura perché le scuole sono tante, quindi si sta cercando di fare un lavoro coordinato, per cui lascio a loro la parola. Il tema del loro intervento è: i bambini giocano grande. A voi. Laura, grazie assolutamente per averci introdotto e buonasera a tutti, bentrovati. E sono Elisabetta Marazzi e appunto con la mia collega Donata Ripamonti abbiamo il piacere davvero di poter essere parte di questo progetto e di poter rappresentare in questa sera le 12 scuole statali del territorio di Cinisello. Davvero lo diciamo, anzi, chiedo scusa perché credo che
Mi raccomando, assolutamente. Abbiamo molti pensieri condivisi e quindi assolutamente è un vero piacere per noi poter condividere con voi all'interno di questa serata alcuni pezzettini delle 12 scuole statali. Allora, mi permetto semplicemente di dire alcune parole che ci auguriamo possano davvero un po' accompagnare la visione di quello che seguirà. Abbiamo fatto una scelta e la scelta è stata prima di tutto quella di dentro a questo progetto appunto che si intitola 06 anni, bisogni, sfide e buone pratiche educative, di centrare l'attenzione su quello che è una pratica educativa fondamentale nella vita e nella fattispecie nella vita dei bambini, e che è il gioco. Abbiamo fatto la scelta di intitolare questo intervento "I bambini giocano grande", perché alle volte perdiamo di vista il fatto che il gioco è il motore, uno dei motori principali della crescita, dell'apprendimento, della relazione, del cambiamento. Alle volte perdiamo di vista la concentrazione con cui i bambini giocano, l'intenzionalità che mettono nelle situazioni che creano e a cui danno vita, la capacità che hanno di andare e tornare ai loro giochi senza dimenticarsi il punto in cui li avevano lasciati, di continuare a costruire storie all'interno del gioco. E quindi davvero questo titolo vuole rappresentare non solo il valore del gioco, ma soprattutto quanto davvero sia grande il lavoro che i bambini fanno attraverso il gioco, ma non solo il lavoro che i bambini fanno attraverso il gioco, e dove tra le altre cose mi permetto di dire che mi viene anche da pensare che dentro questa prospettiva ci sta questa dimensione di bambino co-costruttore, un po' come si diceva prima, no? E quindi dentro il gioco che accade dentro le 12 scuole che sono statali, che sono sul territorio di Cinisello, c'è questa dimensione. Il gioco che sostiene la possibilità che i bambini partecipino al loro percorso di crescita e al loro cambiamento. E quindi altrettanto, quindi dentro questa dimensione c'è anche il grande valore che al gioco viene dato dalle insegnanti che abitano e lavorano nella relazione quotidiana con i bambini che frequentano le 12 scuole, che frequentano tutte le scuole. E quindi sono davvero una dimensione di gioco che in parte accade, ma in parte in realtà è profondamente sostenuta dall'intenzionalità delle insegnanti. E quindi contesti, no? Prima si parlava anche del valore dei contesti, degli spazi, ma contesti che prendono vita proprio attraverso anche l'attenzione che le insegnanti rivolgono ai bambini, osservando i loro giochi, ascoltando i loro giochi, ascoltando le parole che i bambini si raccontano e si dicono. Questo per dare vita per loro a spazi di gioco che siano sempre più grandi opportunità, oppure per partire da quelle situazioni per proporre loro una pluralità, una molteplicità anche di esperienze. E quindi In questa cosa volevo davvero soltanto dire ancora un paio di parole per poi in realtà lasciare parlare le scuole direttamente. In tutto questo davvero l'idea è anche quella di prendere, di riconfermare attraverso quello che accade all'interno delle scuole, riconfermare l'idea di gioco che le linee pedagogiche per il sistema integrato 06 altrettanto hanno delineato, hanno definito, hanno dichiarato, no? Dove il gioco viene effettivamente definito come il modo fondamentale di espressione, scoperta, conoscenza ed elaborazione delle esperienze e dell'apprendimento, attraverso i quali i bambini scoprono se stessi, scoprono gli altri, scoprono i pari, scoprono gli adulti, anche quando gli adulti entrano dentro il gioco dei bambini, e scoprono il mondo. Non voglio davvero prendere tante parole. Mi veniva soltanto da dire che
Abbiamo fatto una scelta, mi permetto di anticiparla semplicemente per anche aiutare, no? a raccontare, a leggere quello che andremo a vedere. Abbiamo fatto una scelta che è stata quella davvero di lasciar parlare le scuole. E quindi vedremo 12 immagini, 12 immagini, ciascuna delle quali riporta o uno spazio o un'esperienza di gioco dei bambini, e ciascuna immagine è narrativa di una scuola, per cui sono rappresentate davvero tutte le 12 scuole del territorio. E abbiamo fatto una scelta di prendere una sola immagine per scuola, semplicemente perché riteniamo che anche queste immagini nella loro singolarità siano estremamente ricche e parlino moltissimo relativamente alla valorizzazione che nelle scuole viene data alla dimensione del gioco, ma ripeto, un gioco che, anche come parlando con la collega, con Donata, si diceva, è una cosa molto seria. E quindi la valorizzazione davvero di questa dimensione all'interno di ciascuna di quelle immagini, a cui abbiamo anche cercato di dare poche parole, ma semplicemente per riuscire a far cogliere la complessità grande che c'è nelle esperienze dei bambini. Sono sicuramente mille le immagini che avremmo potuto inserire, mille le cose che avremmo potuto raccontare e dire, perché in realtà poi dentro ciascuna di queste immagini, e qua rubo anch'io delle parole a qualcuno, evidenziamo e cogliamo tutti i 100 linguaggi dei bambini, come ci insegnava molto bene Malaguzzi. E 100 linguaggi che effettivamente le scuole nella loro progettazione, nella costruzione dei loro luoghi, cercano assolutamente di sostenere e cercano davvero di far parlare. Malaguzzi diceva che sovente la scuola, i bambini hanno 100 linguaggi e la scuola gliene porta via 99. Ora, dentro queste immagini, crediamo che forse quello che si può leggere è che 100 sono linguaggi e 101 sono quelli che la scuola cerca di sostenere. E allora, prima di entrare nel merito della parola da lasciare alle scuole, vogliamo semplicemente ringraziare anche davvero tutte le scuole, tutte le insegnanti per essersi giocate, per aver preso parte anche a questo momento, anche relativamente davvero alla scelta che è stata fatta di farci avere una e o più immagini, di selezionare, di scegliere, quindi di pensare nuovamente ancora ai bambini che abitano in questo momento la scuola e anche ai bambini che l'abiteranno. E quindi un grazie davvero per questo pezzo, ma anche chiaramente un grazie ulteriore perché le scuole danno modo davvero di vivere questa dimensione del gioco. E Donata, non so se vuoi aggiungere qualcosa, dimmi tu, o parto con la presentazione. Ma rubo solo 2 minuti, anche perché abbiamo condiviso le parole che tu adesso hai comunicato. Volevo solo sottolineare appunto il fatto che il gioco dei bambini è una cosa seria e anche il fatto che non è possibile ordinare ai bambini di giocare. Il nostro compito di adulti non è quello di insegnare ai bambini a giocare. Qualcuno ha detto che non si può ordinare ai bambini di leggere come non si può ordinargli di amare. Credo che neanche possiamo ordinare ai bambini di giocare. A volte sento dire: bambini, mi raccomando, giocate bene. E mi viene da sorridere, perché questo giocate bene è una raccomandazione che sottintende aspettative nostre di adulti rispetto a come dovrebbero giocare i bambini. In realtà noi non siamo lì accanto ai bambini per insegnare a loro come si fa a giocare. Il nostro ruolo, in particolar modo il ruolo delle insegnanti che accompagnano quotidianamente i bambini nei loro percorsi di crescita, è quello di predisporre dei contesti che permettano ai bambini di giocare e permettano ai bambini di esprimersi al meglio attraverso il gioco. Quindi
il nostro lavoro deve essere finalizzato proprio a questo, alla organizzazione di contesti che permettano ai bambini di fare questa cosa molto seria, che è il giocare da mattina a sera. E niente, mi fermo qui perché è già molto tardi. Allora, procedo assolutamente con la condivisione e partiamo da qua. Ecco, un po' come abbiamo anticipato, abbiamo davvero cercato attraverso una singola immagine di rappresentare tutte le 12 scuole che fanno di fatto parte ai 5 istituti comprensivi presenti sul territorio, che è l'Istituto Comprensivo Balilla Paganelli, il Giuseppe Garibaldi, il Carlo Emanuele Buscaglia, lo Zandonai e il Piazza Costa. E la prima parola va alla Scuola Infanzia Buscaglia. Dove la costruttività, dare vita a grandi opere, fisica, statica, geometria. Grandi opere, dove in realtà i bambini sperimentano tutte queste discipline e le sperimentano, le provano, le sentono sulla loro pelle, dentro e attraverso la dimensione del gioco. E ancora, la scuola infanzia Gran Sasso, ancora, costruttività. Se prima avevamo grandi opere, grandi anche per le dimensioni, adesso abbiamo anche delle opere che magari come dimensioni possono essere più piccole, ma dove la dimensione del grande continua a permanere attraverso un pensiero progettuale che i bambini mettono in campo, hanno a disposizione nei loro spazi dei materiali tra i più variegati, e progettano, pensano, ipotizzano, sperimentano, si prefigurano dentro al loro gioco mille costruzioni possibili. E ancora, la costruttività è un tema particolarmente amato dai bambini e quindi che trova differenti e differenziate risposte dentro le scuole. Anche la scuola infanzia Petrarca. Ancora, la costruttività nella possibilità di dare vita a incastri e trasformarli in realtà possibili. Ancora ci sono le mani impegnate di un bambino che sceglie e avvicina i pezzi e sceglie. Tra tutti i pezzi colorati ha fatto anche la sua scelta di tenere insieme i verdi con i blu. Non ha semplicemente preso dei pezzi e sta provando anche a capire le connessioni che ci possono essere tra un elemento e un altro. Sta scoprendo mondi, ce lo stiamo dicendo anche un po' fin dall'inizio di questa serata, bambini che sono dei ricercatori attenti, aperti e che lo raccontano attraverso i modi molteplici a cui si avvicinano nei vari materiali che utilizzano per dare vita alle loro opere, alle loro costruzioni. E come dicevo prima, tante volte succede anche che i bambini in realtà accantonano momentaneamente le loro opere per poi ritornarci senza dimenticare il loro progetto. E la scuola consente, autorizza, sostiene di fare anche questo pezzo, che è il motivo per cui periodicamente magari i materiali vengono cambiati, modificati e tenuti anche in base a quello che chiaramente sono le scelte e gli interessi dei bambini. E ancora, prima accennavamo anche, c'era una dimensione di outdoor, di fuori, detto anche un po' alla nostrana.
E la Giovanni 23:1 ce lo racconta: giocare fuori, avere materiali, anche attrezzature, strumenti che permettono ai bambini di toccare, sporcarsi, provarsi, sentirsi, percepirsi dentro questa dimensione di gioco e sperimentare anche la cura. Questi bambini lo stanno raccontando, delle piantine nella terra, in parte se ne prendono cura, in parte lavorano sulla loro dimensione sensoriale e lo faranno insieme, attivando collaborazioni in un momento di gioco dove i bambini hanno a disposizione una pluralità di materiali e strumenti. E ancora, il giocare fuori. La scuola infanzia rinascita racconta il valore dell'esplorazione e della conoscenza. Racconta come i bambini nel loro gioco sono effettivamente dei piccoli scienziati che, e lo diceva qualcuno, che scoprono alle volte quello che noi già sappiamo. Ma è facile per noi quando alle volte delle cose le sappiamo. Ma per qualcun altro che ancora non le sa, è tutto una scoperta, un approfondimento. Qualcun altro diceva che in un metro quadro di giardino si può assolutamente scoprire ogni giorno un mondo. Ed ecco che allora i bambini, usando anche delle lenti e non solo, nelle loro libere esplorazioni degli spazi esterni, possono avvicinarsi ad un contenitore di fiori e scoprirlo ogni giorno diverso. Ogni giorno con dei nuovi fiori che sbocciano, ma con la lentezza dei fiori che sbocciano. Ma attraverso degli strumenti hanno la possibilità di avere tutto il tempo nel loro gioco di poter conoscere anche questa dimensione. E ancora giocare fuori. La scuola infanzia Collodi rimanda a, come dire, ad un'esperienza dove il fuori diventa tramite, strumento e opportunità per sostenere il gioco simbolico dei bambini, la relazione. Sono quasi tutte immagini che comunque dentro una dimensione di gioco raccontano da un lato la concentrazione, dall'altro la relazione. E che questo è quello che favorisce altrettanto il gioco. E i bambini raccontano, simbolizzano, preparano da mangiare, forse vanno a un mercato, stanno costruendo e ricostruendo il loro mondo, lo stanno reinventando, esattamente come accade anche nell'immagine della scuola infanzia Giovanni 23:2, dove nuovamente è uno spazio simbolico, un gioco simbolico. Giorgia, prenditi la VIX! È presa? Pensa! Grazie Enza, ci hai ridato il valore della quotidianità, assolutamente, che è quello che questi bambini stanno raccontando e che è la quotidianità, passatemela, che stiamo vivendo tutti anche da remoto dentro questi tempi. Per cui, e che questa quotidianità, i bambini lo stanno raccontando, la scuola infanzia Giovanni 23:2, gioco simbolico, rielaborare, raccontare, parlare, la vita nella vita, ma che non è altro dalla vita. È la vita riletta anche dai bambini, no? Reinventata dai bambini. Vuol dire anche entrare dentro una dimensione che è quella della cultura dei bambini e delle culture familiari e delle culture territoriali, no? È questa la quotidianità ripresa, rivalorizzata, rivalutata. E ancora un gioco, il gioco della torre, raccontato attraverso un'immagine della scuola infanzia Rodari, ma anche attraverso le parole di due bambine della stessa scuola. E queste due bambine ci raccontano questo. Questo gioco ci piace perché siamo insieme. Si tira il dado e si mettono i bicchieri sul disco di cartone. Se nel dado esce il numero 5, si mettono 5 bicchieri. E poi sopra si mette un altro disco di cartone, fino a quando la torre cade e noi lo rifacciamo di nuovo. Avrei da un lato voglia di aggiungere qualcosa, dall'altro credo che le parole di queste due bambine siano talmente tanto che aggiungere degli ulteriori elementi
non acquisirebbe lo stesso significato, non avrebbe la stessa valenza. Però loro ce l'hanno chiaro. Questo gioco ci piace perché siamo insieme. Il gioco insieme. E anche il gioco che si rifà costantemente. Anzi, gli obiettivi della torre sono proprio quelli di crollare, per poi poter essere ricostruita. E il gioco permette anche di fare tutto questo. Permette di sperimentarsi, di provare, anche di entrare in contatto con la propria dimensione, nei termini di frustrazione forse, o di possibilità di ritentare nuovamente, imparando da quello che è accaduto. E non perché la torre non cada più, ma perché possa cadere anche con una consapevolezza diversa. E ancora, consapevolezze logiche. La scuola infanzia Marconi ci racconta il gioco della logica e questa logica del in gioco. Come in realtà i bambini hanno sempre delle logiche e seguono le logiche e le regole dei giochi e decidono alle volte anche dentro al gioco di rompere le regole. Ma questo diventa per loro, attraverso il gioco, la possibilità di riscoprire le regole, la possibilità di riscoprirle, di modificarle. Questo vuol dire dentro al gioco anche poter imparare a mediare, ma anche raccontarci e dirci che assolutamente nelle azioni che loro compiono ci sono sempre delle logiche. Alle volte la complessità sta nel riuscire a comprenderle, perché noi adulti non sempre abbiamo quello sguardo che ci permette di cogliere il pensiero che sta dietro alcune delle scelte possibili che fanno. E ancora la scuola infanzia Giolitti, l'arte, un po' l'abbiamo anche sentito prima, l'arte è un gioco, è un'opportunità di gioco. E quindi la traccia, giocare sperimentando materiali usuali che alle volte che usiamo anche dentro tutte le nostre case, che si trasformano in opportunità dove dentro questa dimensione di gioco i bambini possono raccontare se stessi, lasciare le loro tracce e far sì che anche qualcun altro possa entrare in contatto con le immagini che vogliono regalare. Che vogliono regalare immagini che costruiscono attraverso le mani e quindi smani che sperimentano e creano opere, no? Come in questa immagine che ci racconta la scuola infanzia Sardegna, che ci racconta anche di come dentro una dimensione di gioco sperimentano una micromanualità, una motricità fine, molta concentrazione, molta attenzione. Non so voi, io sicuramente non sarei in grado di ripetere quest'opera di un bambino. E mani che alle volte operano da sole e che alle volte invece cooperano, come ci racconta l'immagine della scuola infanzia Sempione. Mani che cooperano, raccogliendo, travasando, nascondendo anche oggetti e scoprendo mondi, perché nascondiamo e riscopriamo e nascondiamo per scoprire e per avere anche la certezza che quello che c'era prima continua ad essere, anche dentro una prospettiva di cambiamento, facendolo insieme. E quindi le ultime parole che mi permetto di dire sono quelle davvero di un grazie alle insegnanti, alle famiglie che affidano i loro bambini quotidianamente alla scuola, scoprendo continuamente insieme ai loro bambini che cosa accade dentro la scuola, e grazie chiaramente ai bambini delle 12 scuole che ci si sono raccontate attraverso queste singole immagini rappresentative, l'una di ciascuna di esse. Donata, non so se vuoi aggiungere qualcosa. No, mi unisco ai ringraziamenti e direi che passiamo la parola a Letizia. Sì. Allora, grazie mille. E io, nel senso, il tempo a disposizione è poco, quindi condivido tutto quello che è già stato detto, anche il ringraziamento
agli insegnanti, appunto anche ai bimbi che hanno partecipato a questo lavoro che adesso sto per condividere. E lascio proprio, farò da portavoce, quindi assolutamente sarò molto, molto rapida. Ci saranno anche dei contributo video. Allora, scusate. Non se riesco a recuperarlo. Ok, eccolo qua. Adesso dovreste vedere comunque il mio schermo. Perfetto. Benissimo. Dicevo, darò voce e darò spazio appunto a immagini, ma anche a video. Il tema del mio intervento è il gioco come strumento di apprendimento. Già è stato nominato dai colleghi che appunto il gioco è un modo proprio per imparare a conoscersi, a conoscere il mondo. Ciò che vi mostrerò sono proprio le esperienze nelle 7 scuole dell'infanzia paritarie, che rappresentano esperienze comuni, quindi non c'è stata una suddivisione rispetto ad ogni singola scuola, perché sono appunto momenti ed esperienze che vengono vissute in tutte le scuole. Aspetta che abbasso questo. Perfetto. Allora, tramite il gioco si impara a collaborare per raggiungere un fine comune. Qui vedete appunto più situazioni con bimbi che hanno costruito insieme qualcosa che poi ovviamente è caduto poco dopo, come insomma dicevano anche le colleghe, per dare spazio a nuove costruzioni, oppure per raggiungere appunto un fine comune e quindi arrivare a un obiettivo, sempre utilizzando attentamente il proprio corpo. Oppure si può imparare una nuova lingua. Letizia, perdonami, noi vediamo solo la prima fotografia fissa. Ok. Quindi solo quella, vedete? Vediamo solo, sì, la copertina, diciamo, del PDF. Allora, nulla, vediamo se... Proviamo in questo modo. Adesso vedete la seconda. Si vede? Perfetto, sì. Ok, va bene. Allora, perfetto, dicevo, si impara l'inglese. Allora, il video devo farvelo vedere separatamente, perché se nell'altro modo si blocca. Vediamo. Ecco, intanto che Letizia riattiva, ricordo, come avevo anticipato prima, che la figura del referente pedagogico è stata inserita in ugual maniera sia alle scuole dell'infanzia statali che alle scuole dell'infanzia paritarie, per cui Letizia è qui in rappresentanza delle scuole dell'infanzia paritarie del territorio, delle 7 scuole. My name is Irene. What's your name?
Hello, on your table. Very good. Zaira says, green. Ok. Scusa Letizia, continuano a dirci che non si vede il video, si sentono le voci di sfondo ma non riusciamo a vedere il video. Ok, va bene. Ok, quindi comunque si sono sentiti anche i bambini che insomma erano belli contenti, per cui poi sempre attraverso il gioco, come è già stato anticipato, scopriamo come siamo fatti, arrivando a definire il nostro schema corporeo. In questo caso sono stati utilizzati sia materiali, diciamo, di scarto che possono essere appunto stati riciclati come per la costruzione di questo mino, piuttosto che materiali naturali o altri materiali invece facenti parte di giochi strutturati. Si impara inoltre a conoscere il proprio corpo, nel senso che lo si utilizza anche proprio per superare i propri limiti, anche a livello, diciamo, più atletico, per cui si scopre proprio il mondo anche con tutti i sensi e stando appunto insieme ai propri amici anche durante eventuali cadute. E inoltre il nostro corpo, in questo caso il corpo ovviamente dei bimbi, si scopre soprattutto attraverso la manipolazione, in questo caso di materiali naturali diversi che sono poi stati utilizzati per costruire un percorso sensoriale che ha inizialmente visto più la manipolazione attraverso le mani, quindi diciamo un'attività abbastanza usuale, per poi invece concludersi con la scoperta, insomma, di questi materiali facendo appunto esperienze con i propri piedi. Visto l'orario, anche la tecnologia ha deciso che, insomma, un po' di fatica c'è. Vediamo di trovare soluzioni nuove. Ecco, e inoltre attraverso il gioco i bimbi possono regalare vicendevolmente sicurezza a un altro e soprattutto creare una relazione di fiducia. In questo caso, o accompagnando i più piccoli nel loro percorso di crescita, piuttosto in un percorso più atletico, oppure attraverso anche altri piccoli che comunque con la loro esperienza possono diventare, diciamo, momentaneamente zona prossimale di sviluppo. Inoltre si possono attivare i precursori della scrittura, quindi sollecitando la coordinazione oculo-manuale, la motricità fine e l'organizzazione viso-spaziale. Ovviamente, come già mostrato negi altri contributi, sempre appunto attraverso anche attività veramente molto varie, come quelle appunto presentate all'interno, insomma, di questa slide. Inoltre si acquisiscono le abilità sociali, quindi fondamentale imparare a stare insieme, voler stare insieme, stringendo delle relazioni talmente importanti che favoriscono appunto lo sviluppo della propria identità. In questo caso appunto vediamo un'attività soprattutto che viene svolta in momenti di accoglienza, soprattutto per conoscere alcuni aspetti di sé, i propri gusti, piuttosto che ciò che piace fare. E poi si promuovono i processi cognitivi sottesi alle abilità logico-matematiche, quindi attraverso attività di classificazione, seriazione, forme,
e quantità. In questo caso vediamo anche una configurazione del gruppo utilizzata per costruire delle forme geometriche, piuttosto che l'utilizzo di elementi naturali per appunto in modo da poterli classificare, piuttosto che l'utilizzo di altri materiali strutturati che servono anche per altre attività, per imparare appunto a contare ciò che ci circonda. Oppure, come nel caso di questa bambina, si applicano le margherite alla geometria. Infatti queste immagini a me piacciono veramente moltissimo, perché, come diceva prima Elisabetta, si vede benissimo l'attenzione e la cura con cui questa bimba inserisce le sue margherite all'interno, insomma, sul contorno, sul perimetro di questa figura. E inoltre, come anche già visto, insomma, anche durante l'intervento di Brunella, si impara a pianificare e a costruire labirinti 3D, sempre con quelle sedie che hanno un utilizzo, diciamo, più insomma, pragmatico, utilizzate proprio per sedersi, che poi durante il corso della giornata possono diventare tutt'altro e creare nuovi scenari. Mentre preparo, diciamo, la visione del video, vi racconto brevemente cosa andrete a vedere. Posso provare, faccio un tentativo, se poi non si vede magari mi avvertite e lo blocco. Benissimo, in questo video vedrete una scuola tutta in bianco, quindi ci sono materiali sia, diciamo, quotidiani, usuali, come dischetti struccanti, piuttosto che cotton fioc, piuttosto che altri invece veramente da riciclo. E quel giorno i bambini sono arrivati a scuola con dove ad accoglierli era proprio un mondo in realtà non più così conosciuto, ma tutto da scoprire. Si vede? Se lo fai partire da PDF, non puoi far vedere un video da un PDF, non si può, un PDF non c'è la possibilità di far vedere un video, devi farlo vedere al di fuori del PDF. Ma infatti è al di fuori del PDF. Allora non si vede lo stesso. È al di fuori del PDF, ho proprio preso il video. Prova a interrompere la connessione e poi riattivarla, okay. Magari è un problema così. Proviamo. Allora, nuova condivisione. Allora, adesso è in pausa. Interrompo la condivisione. Ok, prova a rimetterla. Allora, vediamo. Adesso si vede? Forse adesso si vede, proviamo a farlo partire. Prova a schiacciare su play. Vedi sotto il triangolino in mezzo, Letizia? Sotto il triangolino in mezzo. Sì, qua. Il triangolino in mezzo. Ma io non lo vedo sulla mia. C'è un triangolino in mezzo. Eccolo qua. E avevo sì, la mano. Brava. Brava. Perfetto. Brava.
capelli hai, Asia? I capelli lunghi. Arrivo. Sì, cosa state facendo voi? Ale? La pizza? Bravi. Cosa hai fatto, Vale? La torta al cioccolato, per assaggio. Diego, tu cosa stai facendo invece? Il mio pane? Soprattutto salame, Diego! Diego, soprattutto salame! Buono, tutto dentro. Beh, tu cosa mi hai fatto, Emia? Aspetta che lo assaggio. Allora, quello di Diego. Buono, Diego, amore, grazie. Scusa, sei grosso, Emia. Buonissimo, grazie. La torta alla tavola, brava, Mare. Grazie, a voi figlia, cosa state facendo? Mamma e figlia, va bene. E questo cos'è? Non si prendono a mangiare. Ok. Vero amore, guarda la cuore dentro. No, sei bianco? Hai i capelli bianchi, Don. Ok, interrompo un attimo, sennò diventa proprio tardi. Benissimo, quindi questo video per dirvi che appunto avete visto il gioco simbolico, loro si sono organizzati come, insomma, come volevano per creare veramente nuove storie. E come ad esempio la storia che hanno appunto condiviso due scuole grazie al lavoro in sinergia di due insegnanti, come quello della strega Rossella, che si è divertita a fare degli scherzetti ai bimbi, portando via foto, orologio e lasciando un cappello, piuttosto che portando via anche dei giochi e lasciando il suo abito, tanto che i bambini si sono chiesti: ma come ha fatto ad andare via con la scopa la strega Rossella senza vestito? E poi per tornare, quindi lasciare un piccolo dono nel suo calderone. E attraverso appunto questo gioco con le loro insegnanti si sono appunto divertiti, creando poi un mondo pieno di rime, quindi creando loro delle rime e quindi anche sviluppando le competenze metafonologiche fondamentali poi per il processo di letto-scrittura. Qui ne vedete alcuni esempi. E poi in ultimo, appunto, sappiamo che è un periodo veramente particolare quello che stiamo vivendo, nonostante questo il gioco ha aiutato anche a mantenere legami a distanza, sempre ovviamente lavorando con attenzione, in questo caso sui cinque sensi, come poi abbiamo visto anche in altri giochi coinvolti. Qui si stava creando una ricetta insieme ai bimbi e poi a nonni e genitori a casa, che è stata veramente una piacevole sorpresa, una dolce sorpresa, e anche poi sempre attraverso lo schermo, attraverso appunto giochi con un semplice foglio di carta, si è riusciti anche
a sviluppare le abilità fino e grossomotorie, facendo anche delle attività appunto motorie davanti al video. Chiudo con in realtà una frase di Piaget che era stata già ripresa anche durante la scorsa serata di presentazione degli asili nido, che dice: il gioco è una delle migliori forme di apprendimento, dunque giocando si impara. Grazie mille. Grazie Letizia, ringrazio te, ringrazio Donata ed Elisabetta per il contributo. Abbiamo fatto tardi, però credo sia doveroso lasciare un po' di spazio anche alle domande, a eventuali richieste di chiarimenti. Io, intanto che ci pensate, se vi viene in mente qualcosa da chiedere, comincio a leggere quello che c'è in chat. Chiara chiede se si insegna l'inglese anche nelle statali, nello specifico alla scuola Rinascita. Io vi invito, per tutti questi, diciamo, informazioni specifiche che riguardano le singole scuole, ad andare a vedere appunto il piano dell'offerta formativa, perché lì dentro trovate tutte le attività. Solitamente, lo dico per esperienza, intanto non è un insegnamento di una lingua straniera, perché ovviamente in questa fase di età stiamo parlando di un approccio e quindi non di un insegnamento. Solitamente, se viene proposto, laddove proposto, è un'attività extracurriculare, quindi viene proposta in aggiunta all'attività tradizionale. Però rimando ai siti per maggiori informazioni, quindi consultate pure i siti delle scuole. Vedo una manina alzata di Laura con Sonny, che non so se avesse una domanda da fare, perché è un po' di tempo che la vedo alzata, per cui chiedo a Laura con Sonny se voleva fare una domanda. Se non riesce ad attivare il video e vuole inserirla via chat, la leggiamo. No, no. Oh. Aspettate. Ho schiacciato qualcosa involontariamente. Ci ha salutato. Scusate, non l'avevo visto. Grazie. Scusate. Ecco, allora, come avete visto, il panorama che abbiamo cercato di darvi stasera è un panorama molto ampio. Sicuramente la prossima volta che i bambini vi chiederete ai bambini cosa avete fatto a scuola, vi diranno niente, sapete che non è vero, perché vi diranno il solito, sapete che non è il solito, perché tutti i giorni, come avete visto, ci sono attività diverse, varie, che a loro magari così non vi, in quel momento non vi va di raccontarvele, ma poi magari le tireranno fuori in altri momenti, quando meno ve l'aspettate, quando non glielo chiederete. Per cui, come avete potuto vedere, la proposta e gli stimoli che vengono dati all'interno delle scuole sono davvero tanti. Io attendo ancora qualche secondo, se c'è qualcuno che vuole fare domande o chiedere qualcosa ai nostri relatori, se volete approfittarne. Nel frattempo, prima di lasciare la parola a Donata Ripamonti per la chiusura di questa serata e di questo ciclo di incontri, ringrazio davvero tanto tutti i relatori che sono stati con noi in queste serate. Ringrazio Laura Odelli, Enzo Stragappiede per il coordinamento del tavolo 06, ringrazio l'assessore Fumagalli, che so essere collegato perché ha creduto e ha sostenuto questa iniziativa folle di provare, eccola, la vediamo, grazie Gabriella, di provare ad incontrarci anche a distanza, anche se non è stato facilissimo, e come avete visto anche la tecnologia qualche volta ci ha tradito, però abbiamo cercato di darvi diciamo quello che ci sembrava utile in questo momento per tenere i contatti, tenere allacciati i fili, nella speranza poi di rivederci in presenza, speriamo il prima possibile. Cercheremo di mettere tutti i contenuti di queste serate o in video o come, diciamo, PDF dei contributi dati sul sito dell'amministrazione comunale, per cui vi invito a visitare il sito dell'amministrazione alla sezione minori. Troverete tutte le informazioni, non solo relative alle scuole che abbiamo visto stasera, quindi tutti i link sia alle scuole paritarie che alle scuole statali e alle scuole private, ma troverete anche appunto i contributi di questa sera e tante altre informazioni che potrebbero esservi utili per, diciamo così, indagare e conoscere un po' più da vicino tutta la realtà del panorama scolastico del territorio. Io concludo, lascio la parola a Donata Ripamonti, ringrazio nuovamente tutti per essere stati con noi, chiudiamo con Donata
e poi ci rivediamo, spero, prossimamente di persona. Grazie a tutti. Sì, prenderò ancora 2-3 minuti alla vostra pazienza. In realtà io ruberò parole e chiuderò leggendovi un albo illustrato. È successa stasera una cosa particolare, non ci siamo messi d'accordo, ma come avete visto in 3 interventi precedenti sono state nominate le sedie che si trovano all'interno delle scuole dell'infanzia e che a volte diventano per i bambini oggetti interessantissimi e strumenti per il gioco e anche per l'espressione della loro creatività. Ripeto, senza metterci d'accordo, è accaduto che io, pensando a come chiudere questa serata, ho scelto un albo che si intitola La sedia blu, che quindi parla di nuovo di sedie. Ora, se tutto funziona, voi vedrete delle mani che sfogliano le pagine di questo albo, ma sarò io poi a leggervelo. E intanto vi saluto e ringrazio tutti. No, c'è un problema. Ditemi soltanto se si vede. No, non ancora, non c'è la condivisione. A me dice che c'è, quindi c'è qualcosa che non va. Vuoi provare a interromperla e a rimetterla? Aspetta che prima la metto e poi... Stasera abbiamo la macumba sulla parte tecnologica. Eccoci. Meglio? Ci siamo. Sì. Scusate. Perfetto. La sedia blu. Un giorno, Bruscolo e Bottolo passeggiavano nel deserto. Non c'è molta gente, disse Bruscolo. È un vero deserto, borbottò Bottolo, che amava la precisione. Oh, guarda, laggiù c'è qualcosa di nuovo, annunciò Bruscolo, indicando una macchia blu in lontananza. Quando Bruscolo e Bottolo si avvicinarono, scoprirono una sedia. È una sedia, disse Bruscolo. È una sedia blu, precisò Bottolo. E subito la fece diventare un rifugio. Mi piacciono molto le sedie, dichiarò. Ci si può nascondere sotto. È molto semplice, affermò Bruscolo. Una sedia è qualcosa di magico. Si può trasformare in una slitta, in un camion dei pompieri, in un'ambulanza, in un'automobile da corsa, in un elicottero, in un aereo, in qualsiasi cosa si muova o voli. E anche in qualsiasi cosa galleggi. Allora attenzione agli squali che ci circondano, aggiunse Bottolo, che si stava appassionando al gioco. E non è tutto, aggiunse Bruscolo. In poche mosse diventa una scrivania o il banco di un negozio. Non c'è niente di meglio per giocare al mercato.
Sì, approvò Bottolo, una sedia è proprio magica e anche molto pratica. Se ci sali sopra, diventi alto come il più alto dei tuoi amici. E puoi anche usarla per difenderti dagli animali feroci. Non c'è niente di meglio per impedire che una belva mangi il domatore. Lo si vede in tutti i circhi. E nei circhi, proseguì Bottolo, gli acrobati e i giocolieri la usano per eseguire numeri formidabili, come questo. Bruscolo non volle essere da meno. Tocca a me, tocca a me. Dimentichi gli equilibristi, gridò montando sulla sedia. Non lontano da lì, un camelide, non è raro incontrarne uno nel deserto, guardava con severità gli esercizi dei due amici. Si avvicinò in silenzio e improvvisamente strillò. Ma si può sapere che cosa state combinando? Dove credete di essere? Al circo? Boom, patatrac, fine del gioco. Una sedia, disse ancora, è fatta per sedersi. E si sedette sulla sedia, deciso a non alzarsi più. Andiamocene, disse Bruscolo all'amico. Questo cammello non ha nessuna immaginazione. Oltretutto, non è neanche un cammello, è un dromedario, ha una gobba sola, aggiunse Bottolo, che amava la precisione. Grazie Donata, con questo io vi saluto, vi auguro la buonanotte e arrivederci a presto. Grazie, grazie a tutti, buonanotte, grazie.